Qui si mette veramente maluccio per Microsoft. Dopo che il regolatore del Regno Unito che blocca l'accordo, anche quello degli Stati Uniti d'America lo vuole impedire. Parlo ovviamente dell'acquisizione da parte di Microsoft del gigante del gaming Activision Blizzard. Ed ora che succede? Vediamolo insieme in questo video. Bentornato! La Federal Trade Commission è pronta a presentare un'ingiunzione per bloccare la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. In realtà la FTC aveva già citato in giudizio per bloccare l'acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari, scegliendo di portare il caso davanti al proprio giudice amministrativo interno e per cui per cercare di impedire l'acquisizione prima della scadenza del 18 luglio, che è la scadenza prevista per l'accordo. Attraverso questi step, che somigliano molto a un vero e proprio processo, il giudice prenderebbe una decisione iniziale che potrebbe essere appellata all'intera commissione per un voto. Successivamente Microsoft potrebbe appellarsi a un tribunale federale se la decisione non dovesse andare a buon fine. Il caso dovrebbe andare davanti al giudice amministrativo alla fine del mese di agosto o comunque all'interno del mese di agosto. Quest'estate, poco dopo la scadenza dell'acquisizione, è previsto anche un ricorso contro la decisione dell'autorità britannica per la concorrenza e i mercati per bloccare la fusione. Nel gennaio 2022 Microsoft appunto ha annunciato l'intenzione di acquistare Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari. A dicembre la FTC ha citato in giudizio Microsoft per bloccare questo accordo e l'udienza è prevista per il 2 agosto. La FTC sostiene che se l'accordo dovesse andare a buon fine, Microsoft acquisirebbe il controllo dei principali franchisee dei videogiochi e quindi andrebbe a danneggiare la concorrenza nelle console e nei servizi comunque di abbonamento, negando o degradando l'accesso dei rivali al suo popolare contenuto. L'altro regolatore che ha bloccato l'accordo è la Competition Markets Authority, CMA, del Regno Unito, di cui parlavamo all'inizio del video, infatti, citando preoccupazioni sul potenziale mercato del cloud gaming. Da allora Microsoft cosa ha fatto? Ha presentato ricorso contro la decisione con udienze programmate per la settimana che va a essere quella del 24 luglio. Cosa ha fatto inoltre Microsoft? Ha annunciato una serie di iniziative che sono volte ad affrontare le preoccupazioni delle varie autorità di regolamentazione nel giro per il mondo. Per esempio, ci sono diversi accordi che si possono citare, includono anche quelli con Nvidia, che è decennale, e appunto che andrebbe a portare i titoli di Xbox Game Studios nel servizio ai cloud di gaming di Nvidia, il GeForce Now, che per esempio per chi come me ha la Nvidia Shield può utilizzare. Per quanto invece riguarda la concorrenza di mercato sulle console domestiche, Microsoft ha stretto un accordo con Nintendo all'inizio proprio di quest'anno, 2023, in cui la società ha annunciato l'intenzione di portare Call of Duty sulle piattaforme Nintendo. Questo avverrebbe lo stesso giorno di Xbox, per cui sarebbe un lancio appunto in contemporanea. La FTC ha portato Microsoft in tribunale per bloccare questa fusione, ma la questione doveva essere esaminata dal giudice interno dell'agenzia statunitense in un processo che inizierà il 2 agosto. Questa causa, depositata presso il Tribunale federale di San Francisco, cerca di impedire la chiusura dell'affare entro luglio. Da parte sua, invece, Microsoft ha lottato per ottenere l'approvazione mondiale per l'accordo con poco più di un mese prima della scadenza per poterlo chiudere. L'accordo, per chi non lo sapesse, si andrebbe a chiudere interamente in contanti ed è stato annunciato nel gennaio 2022. Le due autorità citate poco fa non sono le uniche che sono andate a valutare e esaminare questa autorizzazione, proprio per evitare appunto che ci sono dei timori che Microsoft con la sua console Xbox potrebbe andare a controllare tutto quello che è il franchisee di Activision Blizzard e avrebbe una spinta ingiusta nel business emergente degli abbonamenti ai giochi basati sul cloud. Potrebbe essere tra l'altro la fusione più costosa nel settore tecnologico, in particolare in quella del gaming. Come dicevamo prima, Sony si era opposta a un accordo e si è opposta appunto anche a questa fusione, che potrebbe produrre un forte contrasto per la PlayStation, che appunto è la principale concorrente di questo mercato dell'Xbox. I regolatori europei, quindi quelli che fanno parte del blocco delle 27 nazioni, hanno approvato l'accordo il mese scorso, a condizione che Microsoft faccia alcune promesse intese a rafforzare la concorrenza sul mercato dei giochi basati sul cloud. Questo accordo non è stato approvato solo dall'Unione Europea, ma anche da altri numerosi paesi piuttosto grossi, fra cui Cina, Giappone, Brasile e Corea del Sud. Ma l'affare, appunto, più grande della storia tecnologica è rimasto appeso a un filo, a causa, appunto, della decisione a sorpresa dell'autorità britannica per la concorrenza dei mercati e poi, in quanto a degli eventi recenti, quello che dicevamo adesso della commissione che invece va a valutare l'affare negli Stati Uniti d'America. A fine maggio Microsoft ha presentato appunto ricorso contro la decisione del regolatore britannico,
e ha anche espresso una forte opposizione pubblica rivolta agli alti funzionari del governo. Tra l'altro c'è da dire che negli Stati Uniti d'America l'FTC non è l'unico problema, in quanto un gruppo di consumatori con sede negli Stati Uniti chiamati Public Citizen of the United States è un oppositore molto forte dell'accordo e si è mosso a favore appunto della mossa presentata dall'FTC. Sebbene l'agenzia abbia già utilizzato la sua autorità per bloccare la fusione attraverso dei procedimenti amministrativi, Microsoft sta spingendo molto per concludere l'acquisto di Activision prima che l'agenzia possa completare il suo processo, il suo iter. Presentando il Tribunale federale per ingiungere la transazione, l'FTC sta dimostrando che non si tirerà indietro di fronte a tattiche di escalation di Microsoft. Ma secondo voi come andrà a finire questa storia? Riuscirà Microsoft alla fine a concludere questo accordo di Activision Blizzard? E voi avete opposizioni in una o nell'altra azienda e per cui state sperando che questa fusione vada al buon fine, o magari se siete sciolti che vada molto male, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Mi raccomando, se questo video ha portato una conoscenza aggiuntiva, fammi sapere il tuo rendimento con un bel pollice in su. Se invece sei appena arrivato su questo canale o mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, cliccando la campanella delle notifiche, e così ti saranno notificati tutti i prossimi video. Ciao, a presto!